Benvenuti a tutti all'interno di questo nuovo video del Calcio al Bar. Qui è il vostro Giancarlo Alberto Marcantonio, direttamente dalle spiagge di Miami. No, sì, magari qua a Roma se muore col caldo. Sei d'accordo, caro Andre? Buon pomeriggio anche a te. Né creme di caffè né tuffi dentro l'acqua, bensì con le finestre chiuse, ma noi andiamo avanti. Oggi un format particolare perché non l'abbiamo mai sperimentato prima. Andrea dirà una frase che penserà ovviamente sia vera su ogni singola squadra della Serie A, accompagnata in precedenza dalla locuzione "dite quello che volete ma". Quindi andremo a sciorinare alcune caratteristiche delle diverse squadre impegnate nella prossima stagione della massima serie del campionato italiano. Questo format secondo me è più facile a farsi che non a dirsi, quindi partiamo subito. Dite quello che volete, ma secondo me l'Atalanta, per come è costruita la rosa, per il balzo di qualità fatto dopo la vittoria dell'Europa League, nonostante le situazioni di Kop Mainers e di Scamacca, è da primi tre posti in classifica. Dite quello che volete, ma credo che i giocatori del Bologna abbiano subito un forte shock dopo l'addio di Thiago Motta e potrebbero portarselo per tutto il 2024-2025. Dite quello che volete, ma Nicola, quando è chiamato ad allenare una squadra che ha l'obiettivo di salvarsi sin dal primo giorno, e cioè anche facendo il ritiro e non invece subentrando, ha sempre delle difficoltà, ha sempre dei problemi, e non solo, ma anche per questo il Cagliari è indiziato di retrocedere. Dite quello che volete, ma molto del Como di quest'anno si baserà sull'abilità di Fabregas nel trasmettere coraggio, fiducia ai suoi e nel saper tenere il gruppo nei momenti più complicati della stagione. Dite quello che volete, ma l'Empoli secondo me ha tanta gioventù in attacco ma poca concretezza nel reparto più avanzato e quindi per questo potrebbe rischiare di retrocedere. Dite quello che volete, ma se davvero dovesse essere ceduto Nico Gonzalez dalla Fiorentina, questo, il momento esatto in cui ciò avverrà, sarà il punto di svolta della stagione viola. Dite quello che volete, ma secondo me cedere per il Genoa Gudmundsson e Retegui nella stessa sessione di mercato è un clamoroso autogol. Dite quello che volete, ma secondo me l'Inter, dopo aver vinto lo scudetto l'anno scorso, la Coppa Italia e la Supercoppa per più volte consecutive, tenterà un nuovo assalto alla Coppa dei Campioni. Dite quello che volete, ma secondo me la Juventus, se parte bene, poi cala e può esserci anche un calo drastico nel corso della stagione. Se parte male, invece, poi cresce con Thiago Motta, che ha bisogno di tempo. Dite quello che volete, ma secondo me Baroni, con la Lazio in una fase di ricostruzione dei biancocelesti, è chiamato ad una sfida veramente molto pesante da reggere con una big del nostro campionato. Dite quello che volete, ma Lecce secondo me è una squadra che lavora tanto e che si è tolta negli anni diverse soddisfazioni e sotto la gestione Gotti può continuare a farlo. Dite quello che volete, ma secondo me il vero punto interrogativo del Milan riguarda la gestione di Fonseca del gruppo nei vari momenti della stagione e l'ordine tattico che gli darà, perché la squadra c'è, è compatta ed è completa nei diversi reparti. Dite quello che volete, ma è bello vedere Alessandro Nesta su una panchina di Serie A, tra l'altro di una squadra come il Monza, che ha tanto talento e tante individualità soprattutto nella parte più avanzata del campo. Dite quello che volete, ma il Napoli, al netto dello snaturarsi oppure del modificare in modo pesante la propria rosa, non ha attualmente i calciatori all'interno del proprio gruppo per sostenere la difesa a 3. Dite quello che volete, ma per il Parma importante è chiaramente salvarsi, però obiettivo numero uno è strutturare un progetto che possa avere delle basi solide e sorprendere la Serie A con Pecchia in panchina. Dite quello che volete, ma secondo me molto della Roma dell'anno prossimo dipenderà da Artem Dobik, se realizzerà più di 15
15 reti, allora la Roma è da prime 4 posizioni. Se dovesse fermarsi sui 10 o anche meno, allora la Roma è da Europa League. Dite quello che volete, ma il Torino, con l'assenza di Scurs, dovrà contare molto e chiedere di essere leader difensivo a Saul Coco appena arrivato. Quindi il primo grande lavoro che va fatto con questo ragazzo è sulla sua testa. Dite quello che volete, ma secondo me l'Udinese, con la sua ampiezza di rosa, da una parte ha più alternative, quindi questo è un vantaggio, dall'altra però ha meno certezze su chi scenderà in campo, e questo è uno svantaggio, soprattutto per un allenatore alla sua prima esperienza di Serie A. Senza Lovric e Samardžić, se dovessero andare via e concretizzarsi le ipotesi di mercato, allora l'Udinese sarebbe indiziata di retrocedere in Serie B. Dite quello che volete, ma affinché il Venezia abbia una chance, una speranza di salvezza, è importante che Pierini ed Oristanio, due giocatori con elevata qualità tecnica, facciano la differenza. Dite quello che volete, ma il Verona, al netto degli interventi sul mercato, sopperirà una qualità tecnica non eccelsa in attacco con un centrocampo dedito all'inserimento e con tanta abilità nel palleggio. Dite quello che volete, ma secondo me il calcio d'agosto è quello delle ciabatte. Dite quello che volete, ma secondo me la Serie A sta alzando il proprio livello, anche vedendo come sono fatte e come sono costruite le rose, e quindi in questa stagione ci divertiremo davvero tanto.